Da Perosa Argentina al Festival di Sanremo, qual è la tua storia? Vincitore della categoria senior è Silvia Merlin. Dicono che bisogna saper suonare e interpretare. Sarà un giorno perfetto, uno di quelli che ti senti dentro. Ecco qua il mio pianoforte. Con lui, diciamo, ci passo la vita, mi ha salvato la vita, perché... ho avuto una malattia al cuore. Quindi quando scrive tutto ho bisogno di lui. Scrivo della mia vita, che poi in fondo potrebbe essere anche la vita di tutti. E niente, ho pensato di farvi un video piccolino per farvi vedere qualcosina di quello che io faccio e se vi piace mettete un like, mi piace, ci divertiremo insieme. E ti scrivo, amico mio, quanti ricordi su quel motorino, a farci solo le impennate, a farci tante risate, arrivavamo al mattino. In fondo poi l'interpretazione secondo me è una cosa tua. Che non pagare, oggi ti è permesso. Il tuo giorno perfetto. E fa così. E poi rifà. Ascoltare un po' di cose, poi io provo, non sarà mai uguale, nel senso che io cerco sempre di cambiare qualcosa, quindi magari oggi ve la suono così, domani ve la suono abbastanza simile, però le note cerco sempre di cambiarle, perché secondo me il bello punto è interpretare. Allora canta con me, canta per me, fammi sentire forte. Vi faccio ascoltare un piccolo pezzo live di Balla con me. Però intanto saluto Kevin, saluto la famiglia di Kevin, che sono stati gentilissimi, e saluto e ringrazio tutti quanti, quelli che hanno acquistato per ora il brano e andate a comprarlo. Fate un caffè, un euro, ma l'importante è che lui riesca a camminare, ok? Allora canta per me, canta per me, fammi sentire forte, tu canta per me, canta per te adesso. Allora balla con me, balla per te, muovi sedere a tempo, tu balla con me, balla per te, adesso. E ogni tanto mi chiedono la tua paura più grande sul palco, tutte queste cose qui, no? Io ho una paura assolutamente grossissima. La paura di dimenticare le parole, che magari l'hai scritta tu la canzone, per un po' di ansia o queste cose qua, in quel momento lì non te la ricordi, non ti ricordi proprio tutta la canzone bene. Non sono scaramantico, però faccio tre cose. La prima cosa assolutamente è ascoltarmi la canzone nelle cuffie e poi cerco in tutti i modi di pensare meno possibile di essere sul palco. Alla fine di tutto questo, quando è finita la tua performance, sei scarico, ma la notte è difficile dormire. Grazie. Grazie a tutti per aver guardato il video e mi raccomando, mettete un mi piace se vi è piaciuto e
iniziate a seguirmi. Intanto ci vediamo venerdì e vi do un grosso abbraccio. Ciao a tutti!